Due sconosciuti. Lo La stessa città, Napoli. stesso quartiere, Scampia. Vite diverse ma simili. Antonio Landieri. E Gelsomina Verde. Vittime innocenti della guerra che da oltre un secolo viene combattuta da nord a sud Italia, la mafia. Due ragazzi coetanei nati a Scampia, vite differenti, con quotidiane difficoltà. Antonio, sin dalla giovane età, convive con evidenti problemi motori ed è costretto ad una sedia a rotelle. Gelsomina lavora in una fabbrica di pelletterie e investe il suo tempo libero in volontariato, anche aiutando i carcerati. Vite diverse, ma unite da un nome, Gennaro Notturno, ex fidanzato di Gelsomina ed esecutore materiale dell'omicidio di Antonio. 2004, anno della faida di Scampia. Le loro giovani vite vengono spezzate dalla violenza omicida. Gelsomina Verde e Antonio Landieri, due nomi dimenticati, ma che hanno attirato la nostra attenzione. Due nomi dimenticati, forse per la semplicità delle loro vite, due giovani vite spezzate, di cui vogliamo raccontare la storia. Giunge Gelsomina Verde in paradiso e Antonio l'accoglie con un sorriso. Lui le si avvicina e la guarda in viso. Chi sei? Dove mi trovo? Non capisco dove sono. Che posto è questo così luminoso? Cerco di guardarmi attorno. Era buio, avevo chiuso gli occhi a mezzogiorno. Cara, anche a me è toccata la stessa sorte. In un attimo ho visto annebbiato e a terra mi sono accasciato, scivolando incontro alla morte. La mafia è brutale, pensa sempre solo al male, ma se noi la fermiamo, tutto liberiamo, passo dopo passo. Gelsomina, in paradiso ti trovi. Io sono Antonio Landieri, come te, di Scampia originario. La mafia mi ha portato via la vita, con un'amara di partita, a soli 25 anni, in un triste giorno di novembre. Ho sentito parlare di te, Antonio. Per Gennaro hanno incastrato anche me. E pensavano che i colpevoli fossimo io e te. Io avevo 22 anni, travolta dagli inganni di un uomo spregevole, che ha scelto una vita deplorevole da cui mi sono allontanata per evitare di percorrere una strada sbagliata. La mafia è brutale, pensa sempre solo al male, ma se noi la fermiamo, tutto liberiamo, passo dopo passo. Ma il destino mi ha trovata quando gli avversari di Gennaro Notturno mi hanno rapita e massacrata con un'esca ben congegnata. Speravo sarei tornata. Fui macchiato di un'accusa infamante e non ho avuto pace nemmeno nel mio ultimo istante. Spero che il nostro ricordo non rimanga vano, a te che stai seduto sul divano. Porto il nome di un fiore profumato che non può essere sciupato. Nel verde del prato, nel chiaro cielo, siamo testimoni di libertà per i bisognosi di umanità. La mafia è brutale, pensa sempre solo al male, ma se noi la fermiamo, tutto liberiamo, passo dopo passo. Testimoni di libertà, bisognosi di umanità.